Chi vi parla è sempre Claudio Simeoni, che tiene la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Allora, per concludere il discorso di oggi, a questa signora Milena che ha telefonato, vorrei far sapere che il sottoscritto ha paura solo di 12 poliziotti in una stanza mentre lo massacrano, tanto per essere chiari. Dopodiché io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E abito a Marghera, Piazzale Parmesan 8, e a casa mia c'entrano solo gli amici, non chi gioca a minacciare le persone. Dopodiché, l'infamia di questo articolo, se vogliamo parlare proprio di infamia, è che va dalla bassezza morale di questa persona, si accusano le persone che tentano di costruire la vita. Attenzione, vi leggo un attimino di cosa si accusano e come si fregano. Si fregano perché se si riesce a contestargli qualcosa, spesso è per evasione fiscale, come se fuori non ci fosse un casino di gente che fa lavoro nero o roba di sto genere. Intrugli prestazioni che di medico non hanno nulla ma pretendono di guarire. Per cui questo siamo il cristianesimo, cioè il cristianesimo cosa fa? Quando ti toglie il demonio, quando ti fa l'esorcismo, è la stessa identica cosa. D'accordo? Oppure, attenzione, e qua viene il bello, quando tengono lezioni e raduni. Tenere lezioni e raduni, che è una cosa sacra per la Costituzione della Repubblica Italiana, è un modo per fregarli. È un modo per impedire loro di esprimere il loro pensiero. E io non dovrei indignarmi di questo. Che cazzo vuole? Allora, continuiamo invece la lezione di stasera. È paganesimo politeista, spiriti e dei. Paganesimo politeista, spiriti e dei. Questo lavoro, vi ricordo, è stato sollecitato da quando qualcuno mi ha detto: ma tu tratti poco sugli spiriti, tratti poco dello sciamanesimo, eccetera. Allora ho tentato di fare un lavoro per spiegare la nostra posizione sugli spiriti e gli dèi e ho preso la questione, ho preso la situazione proprio per dare delle spiegazioni ancora di più, cioè ancora più approfondite di quelle che avevo dato precedentemente. Non sottovalutate questo, perché non è da sottovalutare questo lavoro, perché la capacità dell'essere umano di prendersi in mano la responsabilità della propria vita è quello che lo porta a non farsi fregare da nessuno. Cioè, finché voi avrete la capacità, ogni persona ha la capacità di determinare se stessa e dire io esisto e io scelgo la mia strada, io scelgo le cose da fare, io determino me stessa, nessuno vi potrà prendere in giro. Ma nessuno vi potrà prendere in giro, non solo le persone, ma anche ogni volta che altererete la percezione. Ogni volta che altererete la percezione non vedrete mai la Madonna davanti a quale vi metterà in ginocchio. Perché la capacità di prendersi in mano la responsabilità della propria vita stacca l'essere umano dalla sottomissione. Per cui anche se per caso qualcuno dovesse avere tutta una serie di visioni di alterazione della percezione, casualmente o per incidente o per situazioni particolari, non avrà mai quella valenza del condizionamento educazionale che lo costringerà a percepire quelle cose rivestendole da immagini cristiane o similari. Abbiate un attimino di cortesia, vado un attimo a chiudere la porta perché ho un piccolo rimbombo che mi sta impedendo di andare avanti, un po' fastidioso. Un attimo soltanto, 2 secondi di musica, poi riprendo subito. Allora, questa è la quarta trasmissione di Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. Nelle prime trasmissioni, nelle prime tre, abbiamo identificato qual è la concezione del paganesimo politeista a proposito dei spiriti e dei dei, i vari spiriti che ci circondano, la varia percezione della realtà che ci circonda e la capacità dell'essere umano di alterare la percezione, di andare a trovarsi queste cose e la descrizione della ragione che può essere superata. E questo l'abbiamo già fatto, ma è una cosa già sentita. Ora confrontiamo questo qua invece con alcune considerazioni sugli sciamani. Cioè noi abbiamo dei lavori di antropologia in cui si studia lo sciamanesimo e si descrivono alcune cose.
Allora, io qui ho l'elenco di tutti i pezzi preso da questo libro di antropologia, non vi dico quale perché Pietro mi ha mandato le fotocopie, ma non mi aveva scritto quale. Me l'aveva detto sicuramente per telefono, ma non avevo fatto tempo a prenderlo giù il titolo. Allora, ad ogni punto, questo qua è sciamanesimo africano comunque, sono i concetti di spiriti africani, ad ogni punto che commento vi leggo prima il pezzo che ho estratto dal pezzo che mi ha dato Pietro e poi vi leggo il commento. Alcune considerazioni sugli sciamani. Un amico, Pietro, mi ha mandato delle fotocopie di un libro che tratta di alcune operazioni sciamaniche e dell'intervento di esseri di sola energia vitale nelle azioni umane. Proviamo un attimo ad analizzarle. Le fotocopie riportano come l'autore leghi gli esseri di energia vitale ad un'entità creatrice chiamata Dio e come questi esseri di sola energia vitale altro non farebbero che da tramite fra Dio e gli esseri umani. Questo è il primo intervento sul lettore della situazione. Si costruiscono delle premesse all'interno delle quali tutto deve coincidere. Pietro mi ha spedito un capitolo di un libro che tratta dello sciamanesimo africano e delle relazioni che esistono fra alcuni esseri di sola energia vitale e gli esseri umani, nonché alcune credenze presso alcune popolazioni. Ciò che sempre sfugge alle persone che leggono questo tipo di testi è che anche lo scrittore di questi testi ha una propria visione del mondo e delle proprie concezioni. Attraverso quelle visioni e quelle concezioni, egli descrive l'intervento degli sciamani e le relazioni che questi costruiscono con gli esseri di sola energia vitale. La descrizione non è oggetto al di sopra del soggetto che descrive, ma la descrizione è formulata attraverso il condizionamento educazionale dello scrivente. L'autore non riconosce il proprio condizionamento educazionale, è convinto di avere una mente aperta e una visione oggettiva delle cose. Con questa convinzione, cercando la complicità del lettore, costruisce il primo inganno. Bene, ora qui ho degli estratti che sono 17 estratti e cominciamo col primo estratto. Il primo estratto dice: non esistono informazioni chiare su cosa pensino e dicano i popoli africani degli spiriti, così come della loro origine. Si ritiene che alcuni spiriti siano creati da soli, come razza a sé stante, e poi, come altre creature viventi, abbiano continuato a riprodursi e a crescere di numero. Tuttavia, la maggior parte dei popoli sembra credere che gli spiriti siano ciò che resta degli esseri umani dopo la morte fisica. Questo stato diventa quindi per gli uomini l'ultimo loro concesso, il punto di trasformazione e lo sviluppo oltre il quale gli uomini non possono andare, a parte alcuni eroi nazionali che possono essere divinizzati. Gli spiriti le considerano come un ulteriore gruppo, le società, dunque, gli spiriti sono il destino degli uomini, al di là di essi c'è Dio. Le società che riconoscono delle divinità le considerano come un ulteriore gruppo nella gerarchia ontologica fra spiriti e Dio. L'uomo non può sperare, né tantomeno ne ha bisogno, di diventare un spirito. È inevitabile che lo diventi, proprio come è normale che un bambino riesca e cresca e diventi adulto in circostanze normali. Alcune società posseggono un'altra fonte di spiriti, in quanto credono che anche gli animali abbiano degli spiriti che continuano a vivere nel mondo spirituale assieme agli altri spiriti, umani e non. Bene, allora. Il commento di questo, la prima nota, ci indica come lo stesso antropologo non riesca a capire quanto gli si dice. Il vero problema non sta nel comprendere quanto gli si dice, ma nel far aderire quanto sente a quanto egli ritiene che chi gli racconta la realtà spiritica circostante gli debba dire. In altre parole, quanto le culture africane gli dicono viene scritto e trasmesso in maniera più o meno convincente a seconda se quanto gli dicono ha delle relazioni con la sua concezione del mondo spiritico. Quando le culture africane gli comunicano qualche cosa di assolutamente nuovo, egli trova quanto dicono confuso e incomprensibile, più o meno come molti radioascoltatori. La stessa cosa avviene per gli stregoni quando devono comunicare il loro sentire in percezione alterata nelle normali relazioni quotidiane. Per comunicare quanto percepiscono, devono trovare degli agganci come la descrizione culturale, con la descrizione culturale nella quale sono vissuti, altrimenti vengono accusati di essere oscuri, incomprensibili o di dire cose senza senso. Dice il nostro antropologo che l'origine degli spiriti non è chiara e non è chiaro nemmeno il pensiero di quei popoli rispetto a quelle credenze. Il punto centrale è che quanto dicono quei popoli e quelle culture è chiaro. È tanto chiara da rientrare nelle loro azioni quotidiane, con sistematicità,
tale da formare la loro cultura. Il pensiero di quelle culture non è univoco, come vorrebbe l'antropologo. È strano, dice il nostro antropologo. Hanno idee diverse sugli spiriti. Il problema non è che hanno idee diverse, ma che ogni cultura distingue il proprio principale con cui relazionarsi, distinguendolo dal generale che ritiene secondario. In questo generale ritenuto secondario, le culture africane comprendono l'immagine del Dio dei cristiani o dei musulmani, che è stata imposta recentemente e loro hanno dovuto subirla e accettarla. Pertanto, ad una struttura culturale sulla credenza degli spiriti è stata imposta l'immagine del Dio padrone, della quale i preti di ogni religione rivelata si fanno emissari, purché distante dalle azioni umane, e con questo sconosciuto le relazioni sono mediate dagli spiriti. In altre parole, si è verificato un sincretismo che da un lato ha salvato la struttura culturale e dall'altro ha dovuto sottomettere tale struttura culturale a quella delle religioni rivelate che ne hanno imposto la direzione di sviluppo e i loro dogmi. In queste condizioni l'antropologo si trova a dover agire parlando di credenze. Quando gli spiegano le credenze, queste non corrispondono ai corpus dottrinali delle religioni rivelate ed egli ritiene che quanto gli si racconta sia confuso e primitivo. Attraverso la concezione delle religioni rivelate, di fatto, l'antropologo ignora o fa sparire dati che non sono in conformità alla struttura di pensiero educazionalmente imposta dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo problema si è posto ogni volta che un individuo educato nelle religioni rivelate ha dovuto descrivere le credenze dei vari popoli. Tutte le credenze dovevano apparire o delle letture soggettive della creazione o venivano abbandonate perché prive di interesse, confuse e primitive. Così, di tutti i paganesimi antichi e delle tradizioni culturali dei vari popoli, arriva filtrato attraverso l'interpretazione soggettiva di chi ritiene del tutto morale l'azione del macellaio di Sodoma e Gomorra. Una delle cose che confondono maggiormente il nostro antropologo è quella secondo cui alcuni spiriti si siano creati da soli come razza a sé stante. Per un individuo che ritiene gli individui creati ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, questa affermazione è confusa. In realtà, nella prima parte di questo breve trattato, si è detto come esseri di sola energia vitale nascano nei temporali, nelle tempeste, nei terremoti, nelle manifestazioni naturali violente. Gli stessi esseri della natura si sono costruiti da soli attraverso delle trasformazioni e dal brodo primordiale si sono trasformati. Quando una cosa è assolutamente normale dal punto di vista della stregoneria, diventa illogica all'interno di uno schema mentale nel quale tutto è stato creato da Dio. Inoltre, il nostro antropologo traduce quanto gli si riferisce che quegli spiriti continuano a nascere. Con quegli spiriti si riproducono. In che altro modo possono crescere di numero? Se si sono creati da soli, perché non creazione continua? Perché questo concetto è in contrasto con la struttura educazionale del nostro antropologo? Devono per forza riprodursi. Peccato che gli esseri di sola energia vitale non si riproducano, ma crescono seguendo la loro via alla conoscenza e alla consapevolezza. Subito si presenta un concetto più normale per la descrizione dell'antropologo. Tuttavia, la maggior parte dei popoli sembra credere che gli spiriti siano ciò che resta degli esseri umani dopo la morte fisica. Questo è più normale. Anche nella descrizione delle religioni rivelate, alla morte del corpo fisico resta qualche cosa al di là della concezione culturale di ciò che resta. La morte del corpo fisico genera il corpo luminoso qualora l'essere umano abbia vissuto una vita che gli ha permesso di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua esistenza. Sono le religioni rivelate che, mettendo in ginocchio gli esseri umani davanti al loro Dio assassino, costringendoli a rinunciare alla responsabilità della propria esistenza, li privano di questa opportunità. Prima dell'arrivo del colonialismo era normale che un essere umano si trasformasse in un essere luminoso. Con l'avvento del colonialismo dei missionari cristiani, che provocano crisi economiche e militari, le condizioni di trasformazione soggettive sono mutate. I missionari cristiani hanno costruito le peggiori condizioni di vita che si possono immaginare. Hanno costruito la miseria economica esaltando la sottomissione. Hanno appoggiato gli stermini di chi consideravano solo bestiame da essere ricondotto alla sottomissione del loro dio pazzo, col solo intento di impedire agli esseri umani di trasformarsi in esseri luminosi.
L'azione criminale delle orde dei missionari cattolici ha realizzato praticamente l'ordine del pazzo di Nazareth: distruggere il Dio che cresce dentro gli esseri umani e che viene partorito alla morte del corpo fisico, il daimon. Per far questo hanno distrutto le condizioni di vita per distruggere la loro per distribuire la loro carità in cambio della sottomissione. Per inciso, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. La concezione è rimasta, ma è rimasta nell'unica forma possibile voluta dai criminali cristiani. Dice infatti l'antropologo: l'uomo non può sperare, né tantomeno ne ha bisogno, di diventare uno spirito. È inevitabile che lo diventi, proprio come è normale che un bambino cresca e diventi adulto in circostanze normali. Questa concezione è propria delle religioni rivelate, anche se io, inviato del Dio padrone, costruisco delle condizioni di vita miserabili, è inevitabile che tu diventi uno spirito, pertanto ti posso comprare, vendere, fare quello che voglio. Questa menzogna delle religioni rivelate è la distruzione degli individui ad opera delle orde di magia nera criminale messa in opera attraverso le stragi e il terrore dai missionari cattolici e attraverso coloro che presso quei missionari hanno imparato le tecniche per costruire la miseria. Come per ogni paganesimo, nonostante la presenza dell'orrore cristiano rimane il ricordo di rimane il ricordo di cose importanti, anche se queste sono slegate dall'insieme che le ha generate. Prima dell'arrivo degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, uomini e animali nella magia erano uguali. Questa uguaglianza in alcune culture è rimasta, tanto che l'antropologo afferma: alcune società posseggono un'altra fonte di spiriti, in quanto credono che anche gli animali abbiano degli spiriti che continuano a vivere nel mondo spirituale assieme agli altri spiriti, umani e non. L'essere umano, come parte dell'essere natura, come parte del mondo che lo circonda, non ente separato da esso. Anche gli esseri animali e vegetali costruiscono il loro corpo luminoso, anche se gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra con la loro avidità saccheggeranno foreste e savane affinché nemmeno gli esseri animali possano facilmente costruire il loro corpo luminoso. Quando arrivarono gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, dovettero fare centinaia di guerre, centinaia di milioni di schiavi per poter imporre il concetto secondo cui l'essere umano era padrone del mondo e diverso dagli animali dei quali poteva disporne a piacimento. C'è stato un periodo, e non è passato molto tempo, che corpi luminosi che proseguivano nell'infinito dei mutamenti erano soltanto corpi luminosi di esseri animali. E questo è il commento al primo pezzetto, no? Passiamo al secondo estratto. Dice: poiché gli spiriti sono nascosti oltre l'orizzonte dello Zamani, sono inclusi nello stato di immortalità collettiva in rapporto alla posizione umana. Non hanno famiglia né legami personali con esseri umani e non sono più morti viventi. Attenzione, per morti viventi si tratta di indicare uno spirito che ritorna nella famiglia dopo morto. Non ha nulla a che vedere con le rappresentazioni televisive del voodoo. Allora, vediamo il commento al numero 2. La seconda citazione ci propone una relazione, immortalità collettiva degli spiriti in rapporto alla posizione umana. Questa relazione di categoria di pensiero è legata alle concezioni delle religioni rivelate che le hanno acquisite dalle concezioni della filosofia greca e fatte proprie. Uno spirito non è immortale, da cui si deduce che dal momento che la condizione dell'essere umano è quella di diventare uno spirito, morendo giunge l'immortalità. Doppio inganno. Il primo è il risultato di diventare comunque uno spirito, e il secondo è nel raggiungimento della convinzione nella vita quotidiana, secondo cui non è necessario vivere di condizioni, non è necessario prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza per continuare a costruire se stessi con tutte le condizioni di precarietà che si possono presentare. Subendo la costrizione della sottomissione, un essere umano cessa le proprie trasformazioni e non si trasforma in essere luminoso. Comunque deve affrontare le contraddizioni della propria esistenza. Questo in qualunque modo e in qualunque stadio della percezione un essere si trovi. Vedremo in altra parte il discorso dei morti viventi, che non è un discorso di riti voodoo, ma sta ad indicare, secondo le culture africane prese in considerazione, una fase della vita come corpo di energia vitale dopo la morte del corpo fisico, tale per la quale, pur maturando le condizioni di indipendenza del corpo luminoso, esiste una interferenza nella vita fisica precedente.
La questione descrive una condizione reale di alcuni esseri che sono riusciti a costruire il proprio corpo di energia vitale trasferendovi la propria coscienza di sé, ma devono aver sviluppato un alto grado di potere di essere. Se non sono stregoni, sono stati molto vicino ad esserlo, e comunque una situazione di infantilismo, più legato ai progetti di trasformazione sociale e psichica che lo stregone aveva incominciato, che non relativa a legami sentimentali o familiari che sono importanti soltanto per le persone fisiche. L'immortalità degli esseri di sola energia vitale è relativa soltanto alla precarietà della vita degli esseri della natura. Ancora una volta, l'antropologo proietta sulle culture che sta studiando il proprio condizionamento educazionale, ritenendolo adulto, avanzato, sapiente, quando invece è solo condizionamento educazionale, sporco e squallido, in quanto privo di responsabilità soggettiva davanti all'infinito che lo circonda. E passiamo al terzo commento. Gli spiriti, il terzo estratto dice, gli spiriti come gruppo hanno più potere degli uomini, proprio come i leoni da un punto di vista fisico. Tuttavia, in qualche modo, gli uomini stanno meglio e ci sono specialisti umani che possono manipolare o controllare gli spiriti come vogliono. Paradossalmente, gli uomini possono temere gli spiriti e tuttavia allontanare questi stessi spiriti o usarli a loro vantaggio. Vediamo il commento al terzo estratto. Il terzo estratto pone un quesito importante che non viene ammesso dalle religioni rivelate. Innanzitutto dice che gli esseri di sola energia vitale hanno più potere degli esseri umani. Se consideriamo il gruppo, e paragona il più potere, come nella fisicità quotidiana, è quello degli esseri leone. Il problema di cui l'antropologo dovrebbe tener conto è che il maggior potere degli esseri di sola energia vitale si estrinseca soltanto in percezione alterata. Inoltre, nella percezione alterata degli esseri umani, gli esseri di sola energia vitale hanno più potere, nel senso di forza, solo perché gli esseri umani non sono educati a combattere o ad intervenire contro di loro. Il vero problema non viene affrontato dagli esseri umani nelle relazioni in percezione alterata. Il vero problema è che non viene affrontato dagli esseri umani nelle loro relazioni in percezione alterata, è che mentre quando si affronta gli esseri come i leoni, ci si arma e ci si organizza per andare al loro incontro, in percezione alterata la percezione similare è quella che c'è fra l'essere leone e l'essere elefante. In altre parole, in percezione alterata l'essere umano deve farsi elefante, deve costruire se stesso, deve dilatare se stesso. Questo è quanto dice la seconda parte del nostro estratto. Tuttavia, in qualche modo, gli uomini stanno meglio e ci sono specialisti umani che possono manipolare e controllare gli spiriti come vogliono. Questi esseri umani che sono in grado di controllare gli esseri di sola energia vitale sono coloro che, per una qualche ragione, per autodisciplina o per condizioni favorevoli, si sono fatti elefanti negli stadi di percezione alterata. Non è che loro controllano gli esseri di sola energia vitale. Semplicemente allineano l'intento, i fini e i modus operandi per cui possono camminare assieme. Lo spettatore può affermare che questo essere umano controlla gli spiriti, ma è solo una sua lettura soggettiva. Per l'antropologo condizionato educazionalmente dalle religioni rivelate, questo appare come un paradosso. I messaggeri del Dio padrone che possono essere controllati dagli esseri umani. Per lui è assurdo. È come se si affermasse che il Dio padrone assoluto, creatore, può essere controllato dal fare degli esseri umani. In realtà è così. Il Dio padrone non esiste. È solo un'invenzione alla quale si sono piegate le culture africane che hanno lasciato inalterato o hanno variato pochissimo il loro rapporto con l'entità di sola energia vitale, sottraendosi in questo modo dalla sottomissione. Dunque, possono mantenere la relazione con gli esseri di sola energia vitale, accontentare l'orrore dei missionari adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, senza per questo essere distrutti nella loro vita, dalla loro via alla conoscenza e alla consapevolezza. Peccato che poi l'orrore si introduca per altra via, la superstizione attraverso la quale sottomettere. Questo però è un altro discorso. È tutto abbastanza esatto e comprensibile, compreso il paradosso che coinvolge il nostro antropologo. Il luogo di dimora degli spiriti ci illumina sulla reale percezione che hanno le culture africane degli esseri di sola energia vitale. Però qui siamo già al quarto. Vediamo un attimino cosa ci dice il quarto estratto.
La maggior parte dei popoli crede che gli spiriti dimorino nei boschi, foreste, savane, fiumi, montagne o attorno ai villaggi. Così gli spiriti si trovano nella medesima regione geografica degli uomini. L'antropologo non si pone il problema di stabilire perché c'è questa concezione. Per lui il fatto che gli spiriti vivano nello stesso spazio degli esseri umani è quasi una rassicurazione per questi ultimi. Il terrore dei missionari ha lavorato a lungo per estraniare gli spiriti dal contesto spaziale e trasportarli nel cielo vicino a quello che è il loro Dio. Molte culture non solo non hanno fatto questo, ma hanno continuato a considerare gli esseri solo energia vitale come facenti parte del loro ambiente e del loro circondario. Come si è affermato nella prima parte di questo lavoro, gli esseri solo energia vitale nascono dalle tensioni atmosferiche o del pianeta e una volta che quella concentrazione di energia vitale diventa stabile, comincia il loro cammino di sviluppo. Il loro cammino di sviluppo si articola nello spazio in cui sono nati, salvo spostamenti determinati dalle loro predilezioni specifiche. Pertanto, vivono nello spazio degli esseri umani, anche se normalmente sono fuori dalla ragione degli esseri umani e, per questo motivo, normalmente gli esseri umani adulti li ignorano. Vediamo un attimino l'estratto 5, no? Abbiamo già mostrato che in molte società africane gli spiriti e i morti viventi agiscono come intermediari che trasmettono i sacrifici e le preghiere degli uomini a Dio e possono riportare loro la sua risposta. Abbiamo anche visto che in alcune società si crede che Dio abbia dei servitori o agenti da lui usati per compiere la sua volontà nell'universo. Gli spiriti riempiono la regione ontologica dello Zamani, fra Dio e il Sasa degli uomini. Il modo d'esistenza degli spiriti serve da ponte alla trascendenza ontologica di Dio. L'uomo è per sempre una creatura, ma non rimane per sempre uomo e questi sono i due poli della sua esistenza. Vediamo un attimino il commento a questo. Il nostro antropologo incontra l'attività dei missionari che è incapace di cancellare la relazione fra gli esseri umani e gli esseri di energia vitale del circostante, sono riusciti a costringere le culture africane a pensare l'attività degli esseri di sua energia vitale solo in relazione al loro Dio. È il loro Dio colui che ordina cosa fare e cosa non fare. Gli esseri umani possono solo supplicarlo e gli esseri di sua energia vitale altro non fanno che trasmettere al Dio la supplica, portando agli esseri umani le sue decisioni. Questo paragrafo ci mostra con quanta forza la ferocia dei missionari cristiani abbia inciso il pensiero di quelle culture. Il concetto di Dio unico e creatore è un concetto cristiano e in via subordinata delle religioni rivelate. I missionari cristiani sono riusciti ad imporre alle culture africane che gli esseri di sola energia vitale altro non sono che gli angeli della religione cristiana, di cui il Dio padrone si serve per schiavizzare gli esseri umani. Quando l'antropologo fa la sua indagine, la distruzione culturale è già in atto. Seguendo lo schema del cristianesimo, gli spiriti altro non sono che gli angeli. Questo modo di pensare viene usato pesantemente dalla New Age, per esempio, per vendere il concetto di angeli, di cui il Dio padrone si serve per operare fra gli esseri umani. Tutto questo non appartiene alle culture africane che lo hanno ricevuto come imposizione attraverso la ferocia militare dei missionari cristiani. L'ultima parte di questo estratto altro non fa che rinnovare la minaccia, richiedendo attraverso questa obbedienza. Dal momento che oggi sei un uomo e domani uno spirito, ti conviene obbedire, altrimenti sarai uno spirito maledetto. Questo appartiene alla ferocia delle religioni rivelate, non alle culture africane di cui stiamo parlando. E passiamo al 6. Gli spiriti non appaiono agli esseri umani tanto frequentemente come i morti viventi e la loro apparizione, quando è menzionata, avviene di solito nei racconti popolari. Si comportano sia in maniera sia in maniera dispettosa sia con fare benevolo. Dunque, la gente li teme più per il fatto che sono estranei che non per ciò che sono o fanno in realtà.
Si dice che il loro corpo sia solo un'ombra, anche se possono assumere sembianze diverse di uomini, animali, piante o oggetti inanimati. La gente riferisce di aver visto gli spiriti in stagni, caverne, boschi, montagne o fuori del villaggio, mentre ballano, cantano, guidano il bestiame, lavorano nei campi o allattano i figli. Alcuni spiriti appaiono in sogno, soprattutto a indovini, sacerdoti, uomini di medicina e maghi della pioggia, per impartire loro informazioni e istruzioni. Andiamo al commento al 6. In questo estratto c'è la precisazione sia fra il concetto di spiriti che quello di morti viventi. Qual è la differenza fra i due? Apparentemente nessuna per gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. In realtà la differenza è proprio nella definizione. Che cos'è il morto vivente? È uno spirito che viene identificato tornando nel suo luogo di presunta origine. La famiglia lo riconosce, la famiglia lo venera. In altre parole, la famiglia si sottomette. Sia la facilità con la quale la famiglia lo identifica come il suo morto, sia per l'azione che fa questo essere di sua energia vitale, ci dice che cos'è in realtà. Egli è un essere che si ciba di energia vitale stagnata. Tutti gli esseri spiriti identificati come morti viventi, altro non sono che esseri di sola energia vitale stagnata. Sono esseri neri che si cibano della sottomissione, degli esseri umani che li identificano con della sottomissione degli esseri umani che li identificano con i loro morti. Si tratta di una forma di sottomissione, anche questa chiamata rispetto, articolata in maniera diversa da come viene articolata nelle religioni rivelate. Qui siamo in presenza di individui che sanno, sia pur di poco, alterare la percezione e distinguere un essere di sola energia vitale, anche se del tipo più pesante e più facilmente identificabile. Pertanto, quando parleremo dei morti viventi, parleremo sempre di esseri di sola energia vitale stagnata e bisognosi di nutrirsi della sottomissione di chi li identifica con i parenti morti. Nessun essere di energia vitale, nato dalla morte del corpo fisico della natura, continuerebbe a percepire il mondo con i sensi di un essere umano fisico. Per apparire in quella forma è necessario intento di inganno. L'altra categoria, quella degli spiriti, può essere identificata con gli alleati, quegli esseri di sola energia vitale che si avvicinano agli esseri umani per nutrirsi della conoscenza e della consapevolezza, senza togliere nulla a loro, anzi, favorendoli nel loro cammino, in quanto quel cammino interessa anche a loro. Non si preoccupano di essere familiari, non si preoccupano tanto della forma o delle buone maniere, anche se praticano una sorta di inganno per condurre l'essere umano nella direzione che loro indicano. Per ovviare a questo tipo di inganno è sufficiente l'intento dell'individuo. È facile incontrarli nel sognare, in quanto in quello stato di percezione si incontrano consapevolezze di altre specie. È comunque importante ricordare come quegli spiriti siano più spiriti della popolazione del luogo che spiriti individuali, cioè hanno relazioni con il luogo più che con i singoli individui. Anche se esseri umani con un potere elevato, con un elevato potere di essere, attirano la loro attenzione. Possono assumere sembianze diverse, specialmente nel sognare. Nel sognare basta fissare l'oggetto e intuire che non è ciò che appare perché si riveli la coscienza e il suo intento nascosto dalla forma. Anche nella vita di tutti i giorni, quando si vuole scorgerli, è necessario concentrare l'attenzione nello spazio fra gli occhi e l'oggetto. Quello spazio di mezzo spesso è pieno di cose. Gli esseri di sola energia vitale vivono in ogni luogo a seconda del loro grado di sviluppo. La gente li vede a seconda della loro capacità di alterare la percezione e del grado di autodisciplina nel superare la descrizione e la forma. Non fidarsi del sognare in cui intervengono esseri di sola energia vitale. L'essere umano è estremamente più potente nello sviluppo della percezione e nella capacità di proiettare se stesso nell'infinito dei mutamenti. Non gli esseri di sola energia vitale possono navigare in un futuro possibile, ma la capacità dell'essere umano che dilata se stesso nell'infinito dei mutamenti. Gli esseri di sola energia vitale in questo caso sono solo dei passeggeri. Per quanto riguarda l'attività lavorativa degli esseri di sola energia vitale, la descrizione è proiezione soggettiva dell'essere umano.
hanno sì un'attività di assistenza alle larve, cioè agli esseri di sola energia vitale appena nati, e hanno un'attività volta a favorire le proprie fonti di cibo, ma la descrizione che se ne ricava in questo estratto non è altro che la descrizione soggettiva che ne dà il veggente, equiparandola alle azioni umane. E vediamo l'estratto numero 7. Estratto numero 7. Se gli spiriti e i morti viventi appaiono troppo di frequente agli esseri umani, sì. Allora, l'estratto sullo spiritismo africano, numero 7, dice: se gli spiriti o i morti viventi appaiono troppo di frequente agli esseri umani, questi si allarmano. Allora gli spiriti prendono possesso degli uomini e si dà loro la colpa per alcune forme di malattia, come la pazzia e l'epilessia. La possessione da parte di uno spirito trova riscontro sotto varie forme praticamente in tutte le società africane. E adesso vediamoci invece il commento a questo estratto. L'estratto che trattiamo è un'interpretazione dell'antropologo. Proviamo a trattare quanto dice invertendo il soggetto della preposizione. Quando l'essere umano vede troppo di frequente gli esseri di sua energia vitale, perde il controllo della descrizione della ragione e rischia di perdersi in stati di percezione diversi da quello della quotidianità. Per questo motivo, quando gli esseri umani percepiscono troppo spesso gli esseri di sola energia vitale, si allarmano. Perdersi negli stati di percezione alterata comporta la manifestazione di forme di malattia, intese come incapacità a dominare il quotidiano e ad agirvi. La pazzia e l'epilessia sono forme di perdita di controllo della ragione sull'individuo. Non sono forme di possessione dell'individuo, ma sono manifestazioni della ragione, di vissuti diversi da quelli considerati normalmente nella quotidianità. Lo spirito che controlla l'essere umano non è uno spirito diverso dall'essere umano, ma è piuttosto l'essere umano stesso che si è sottratto al controllo della ragione e manifesta questa mancanza di controllo con manifestazioni che coloro che sono sottoposti alla ragione reputano folli. Non si tratta di uno spirito diverso da quello dell'essere umano, ma una diversa manifestazione dell'essere umano stesso. Una diversa manifestazione che, volendo, si potrebbe disciplinare ed utilizzare. Alcuni stadi di percezione alterata comportano delle vere e proprie ristrutturazioni fisiologiche, come la capacità di usare la massima energia fisica in un'unità di tempo molto piccola, o vivere in stati di immobilità fisica con notevole velocità psichica. Questo però appartiene a chi pratica autodisciplina. In ogni caso, nessun essere di sola energia vitale è in grado di impossessarsi di un essere della natura. Ripeto, in nessun caso nessun essere di sola energia vitale è in grado di impossessarsi di un essere della natura. Affermare che un essere di sola energia vitale possa impossessarsi di un individuo è l'arte dell'inganno messo in atto da chi ha terrore della possibilità che gli individui pratichino l'autodisciplina negli stadi di percezione alterata e li privino della loro capacità di terrorizzare i propri simili per sottometterli. E passiamo al frammento numero 8. Vediamo quanto ne abbiamo ancora. Sì, dai, è quasi finito. L'estratto numero 8 dal libro sugli spiriti, sul sciamanesimo africano, dice: si compiono vari riti per mantenere questo contatto, fra cui presentare cibo e altri oggetti, versare libagioni di birra, latte, acqua e perfino tè o caffè per gli spiriti che sono stati modernizzati. In alcune società questo viene compiuto quotidianamente, ma la maggior parte dei popoli africani lo fa meno di frequente. Allora, vediamoci un attimino il commento al numero 8. Quando gli esseri umani riconoscono negli spiriti, scusate un attimo solo, che una realtà diversa e superiore alla loro, si impegnano in riti per mantenere i collegamenti e rinnovare l'alleanza. Il rito nei confronti degli esseri di sola energia vitale viene fatto soltanto da chi ritiene se stesso immutabile e magari nell'attesa che la morte del corpo fisico lo renda come loro. Quando un essere umano ritiene se stesso un individuo in perenne modificazione, allora non necessita di riti specifici nei confronti degli esseri di sola energia vitale. Le sue azioni e il suo intento sono sufficienti a stabilire la relazione con quegli esseri di sola energia vitale attraverso l'energia espressa da quell'individuo emessa durante le sue azioni
e nell'espressione del suo intento. I riti nei quali si offrono libagioni o cibi rivolti agli esseri di sola energia vitale non sono mai fatti dallo stregone o dall'uomo di medicina o dall'indovino, ma sono azioni che vengono fatte dai vari membri della tribù. Lo stregone, al limite, può anche giocare all'inganno, però non, lui non lo fa. Lo stregone, l'uomo di medicina o l'individuo hanno le loro azioni, manifestano il loro intento col quale stabiliscono i loro rapporti. Fin tanto che l'intento va nella direzione comune con quegli esseri di sola energia vitale, egli coltiva quei rapporti. Se poi recita una scenografia dietro la quale nascondere il suo fare, allora è espressione della sua follia controllata nel sistema sociale in cui vive. Gli altri chiedono, cosa comunque diversa dalle offerte dei sacrifici pagani, dove gli astanti mangiano e bevono con gli dèi e offrono il pasto di Ecate al viandante. Il fatto stesso che l'offerta venga compiuta quotidianamente implica una sottomissione dell'individuo ad una scadenza che si è appropriata di lui. Non è lui l'autore del rito, ma è il rito che si è impossessato di lui. In questo vediamo quella forma di dipendenza e di sottomissione tanto cara agli esseri malati di energia vitale stagnata. Il rito è cosa diversa dall'oggetto che viene offerto. È il rito la cosa importante, non l'oggetto offerto, che può essere qualsiasi tipo di bevanda o di cibo si usi o si ritenga preziosa e pertanto meritoria di essere offerta. Bene, passiamo all'ultimo estratto dal libro di antropologia, e l'ultimo estratto è il numero 9 e il numero 10, e il numero 9 e 10 dicono: alcune cose che abbiamo detto per gli spiriti si applicano anche ai morti viventi. I morti viventi, ripeto, i morti viventi sono quegli spiriti che sono stati uomini. Sono bilingui, parlano il linguaggio degli uomini con cui hanno vissuto recentemente e parlano il linguaggio degli spiriti e di Dio al quale si stanno ontologicamente avvicinando. 10. Poiché sono ancora delle persone, i morti viventi sono il tramite più prossimo fra gli uomini e Dio. Conoscono i bisogni degli uomini, hanno recentemente vissuto con gli uomini, ma allo stesso tempo hanno pieno accesso ai canali di comunicazione con Dio, direttamente o, secondo alcune società, indirettamente attraverso i propri antenati. E col commento del 9 e del 10 chiudiamo gli spiriti. Continua in questo estratto il discorso sui morti viventi, in particolare il potere che i morti viventi millantano per costringere gli esseri umani alla sottomissione. Come può dare un essere di sola energia vitale stagnata ad un, cosa può dare un essere di sola energia vitale stagnata ad un essere umano in cambio della sua energia ottenuta attraverso la distruzione della vita dell'essere umano stesso? La promessa che rinunciando a determinare la propria esistenza ottiene in cambio l'accesso ad una trascendenza alla quale egli non può accedere. In sua vece vi accede il morto vivente, cioè l'essere di sola energia vitale stagnata. Quando l'essere umano fagocita questa condizione è alla mercé del suo padrone, al quale cede la propria energia vitale, non senza prima averne bloccato i flussi, rinunciando a determinare la propria vita. L'energia, l'essere di sola energia vitale stagnata raggiunge il suo scopo, è riuscito a far credere alla famiglia di essere il loro caro morto, è pronto ad aiutarli nella mediazione fra loro e il Dio padrone. Nel far questo costringe la famiglia ad una relazione che la distruggerà. Egli afferma di conoscere il linguaggio degli uomini e quello del Dio padrone al quale ha accesso. Così gli esseri umani, così agli esseri umani, altro non resta che impedire di troncare quella relazione che ritengono privilegiata con Dio stesso. Si sottomettono e distruggono il loro divenire. Questa è una tecnica diversa da quella usata dalle religioni rivelate. Mentre le religioni rivelate, attraverso il condizionamento educazionale, troncano la relazione fra gli esseri umani e gli esseri di energia che li circondano, nelle culture africane sudescritte c'è ancora la percezione degli esseri di sola energia vitale e questi sono costretti ad intervenire direttamente per sottomettere gli esseri umani, riducendoli a produttore della loro fonte di cibo, energia vitale stagnata. E questa per oggi, Spiriti e Dei, lo chiudiamo. L'ultima puntata di Spiriti e Dei andrà in onda alle ore 19 giovedì prossimo e chiuderemo questo fascicolo
che verrà dato in omaggio, cioè verrà regalato a tutti quelli che partecipano al rito pagano sull'altipiano di Asiago ad agosto. Visto che secondo quelli dell'Ares fare raduni è una cosa per fregare questi, queste persone che chissà che cosa fanno. Io dico invece che fare questo e affermare questo significa creare dell'allarme sociale per impedire alle persone di sviluppare il proprio pensiero, la propria religiosità, di farne propaganda e di sviluppare se stessi. Per cui io dico che questa è un'infamia. Dopodiché quelli dell'Ares facciano quel cazzo che vogliono. Dunque, noi siamo arrivati a questo punto. A questo punto possiamo continuare con un po' di rassegna stampa. Vediamo un attimino. Allora, rassegna stampa che ormai non facciamo più da un sacco di tempo, che però i pezzi ci sono sempre. Pronto? Ancora. Ancora. Mi hanno informato che in quelli dell'Ares c'è anche un certo Faraon che è stato condannato dalla Corte di Cassazione ed è stato invitato a rispettare le altre religioni, mi sembra. Pronto? Mi sembra, ma questo qua comunque è una cosa che vedremo in seguito, anche perché penso che dovrò andarci a fondo di queste storie. Pronto? Pronto? Chi parla? Dimmi. Sei tu che parlavi prima per la radio? Io parlo adesso per la radio. Ah, parli adesso per la radio. Io non ho capito una cosa, no? Vuoi spiegarmela? Beh, dipende. Tu chiedimela, vediamo. Quando dici del Dio criminale, no? Sì. Di Sodoma e Gomorra. Sì. È il Dio dei cristiani, quello che i cristiani indicano il loro Dio nella Bibbia è il macellaio di Sodoma e Gomorra. È lui che ha detto a quelli di Sodoma e Gomorra: o fate quello che voglio io o io vi ammazzo. Sì? Sodoma e Gomorra, prima che il Dio dei macellai li ammazzasse, cosa facevano? Sono fatti loro. Io non vado a dire alle persone cosa devono o non devono fare, sono fatti loro. Ma tu lo sai cosa facevano? Ma non mi interessa. Chiunque dice un altro o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, questo per me è un assassino ed è da indicare proprio questo tipo, ostia, questo tipo di comportamento come un comportamento criminale. Oltretutto anche la legge nostra lo censura, anche la nostra legge lo censura. Censura anche il macellaio di Sodoma e Gomorra, salvo che resti nella fede. Sì? I pedofili censura la legge attualmente. Nella legge si chiama apologia di strage. Cioè tutti quelli. I pedofili li ammette la Bibbia. Non capisco. La pedofilia è ammessa. No, la pedofilia è condannata, ma non esiste neanche la condanna, è l'omosessualità che viene condannata dalla Bibbia, soltanto che c'è la pratica del Gesù di Nazareth di pedofilia descritta nei Vangeli. No, sta parlando del Vangelo o della Bibbia? Perché sono due. Nel Vangelo di Marco c'è la descrizione della pratica di pedofilia del Gesù di Nazareth. E infatti Voitila non caccia mai di sua iniziativa i preti pedofili perché agiscono ad imitazione di Cristo. Se io distingo la persona non per l'abito che porta, sì? Ma per il comportamento che ha. Certo. Perché anche io posso essere un pedofilo anche se non ho una tunica. Secondo la. Cioè neanche la cristianità, no? L'intelligenza della persona si comporta in un stato suo, no? Sì. No. Cioè, se io sono un pedofilo, no. Devo anche ammetterlo dietro. No, aspetta un attimo Giuliano, chiariamo una cosa, le persone non sono create da Dio, si costruiscono giorno per giorno una volta nate. Secondo me fino a che la madre le ha partorite dopo non si sa, no? No, e comunque
Comunque le persone si costruiscono. Quando c'è una società che mette in ginocchio i bambini, costringe i bambini, che fa del possesso, del possedere i bambini, del possedere la vita, l'elemento centrale del suo modo di essere, la pedofilia attuale in questo momento è espressione della riaffermazione del possesso su una persona. Per cui questo è direttamente collegato a quella che è l'ideologia cristiana. No, l'ideologia cristiana, no, non si tratta di ideologia cristiana. Cioè, se io leggo sulla Bibbia, no, se adesso guardiamo i 10 comandamenti, no? Sì, leggiti quelli. No, e non è riaffermazione del possesso. No. Nei 10 comandamenti dice, Dio dice, io sono il padrone, tu fai quello che voglio io, fai quello che voglio io, fai quello che voglio io, e basta. No, cioè, dice... Leggere soltanto il primo e il secondo. Ma anche l'ultimo, cioè, onora il padre e la madre, è perché il padre e la madre rappresentano Dio. No. Quando dice non rubare, non è perché tu rubi, ma perché tu danneggi le pecore del gregge di Dio. No, quando io rispetto mio padre e mia madre, il rispetto è una roba che ottengo di me. Per noi pagani sono i genitori che devono rispettare i figli. No. Capisci? Rispetto, scusa, no. Allora. Per noi pagani sono i genitori che devono rispettare i figli. Per voi pagani. Esatto. Cioè il rispetto dovrebbe essere una roba recita. No, per rispetto si intende fornire ai figli tutti i mezzi, tutti gli strumenti per costruirsi nella vita al meglio. Questo è il rispetto. Ma questa è una roba logica? No, non è logica. Perché non è logica, perché ogni volta che il padre ricorre a uno schiaffo da dare al figlio, è la sua sconfitta. E quando Wojtyla riafferma la necessità degli schiaffi... Non si tirare il Papa, perché il Papa non c'entra... No, c'entrano tutti. Per me c'entrano tutti, eh. Io non... C'entrano tutti da 2000 anni a sta parte. Sì, ma a questo punto c'entra anche mio padre e mia madre. Vabbè, indubbiamente. C'entrano anche i miei, c'entrano tutti. Mio padre se mi ha schiaffeggiato, l'ha fatto... Perché io mi sono anche comportato male. Allora, un conto è uno che dice l'educazione che io do a mio figlio la do in questo modo perché io so fare questo e basta. No, questo è una cosa. Cioè se tuo padre non aveva nessun altro mezzo per affrontare quello che tu facevi, chiaramente non poteva fare diversamente. Questa è una cosa. Che questo invece venga elevato a ideologia, venga elevato a legge, questo no. Questo è terrorismo. È chiaro? Cioè... Se io per salvare te che stai andando su un burrone ti prendo un braccio e ti slogo una mano, pur di salvarti ti faccio male una mano, non sono colpevole perché quella è l'unica cosa che potevo fare. Ma se io potevo fare in modo di non farti male e ti ho strappato una mano, sono colpevole di averti danneggiato. Non so se riesci a spiegarmi. Sì, meglio no. Se io... scusi se ti interrompo. Se io una persona si butta su un burrone, no? Si vuole buttare su un burrone, mm? Prima roba, io cercherò di aiutarlo ragionando, no? Beh, ok, d'accordo. Ragionando, no? Se la persona non ragiona e io ho del rispetto verso questa persona che non voglio che faccia quel gesto inconsapevolmente nel suo essere, no? Mm. Perché per arrivare a quel punto che una persona si butta sul burrone ci sono tanti motivi. Sì. Cioè non è un motivo che adesso mi alzo la mattina, prendo la macchina e mi vado a ammazzare perché mi va di fare. No? Sì? Ci sono tutta una serie di cose, certo. Ci sono una serie di motivazioni. Può essere tragiche, varie. Sì, non è importante. Sì. Se io una persona la fermo e voglio bene il rispetto, cioè, parliamo di rispetto, no? Perché è l'argomento del rispetto. Se io rispetto questa persona, dentro di me non è soltanto rispetto, è anche affetto, in qualche maniera io cercherò di fermarlo. Vedi, io voglio veramente rispetto, questa... se io veramente rispetto questa persona. Se invece io questa persona non la rispetto, no? Come si vive oggi, perché se noi ci guardiamo bene, oggi, perché adesso... Vedi, noi siamo... Ok. E io devo però mettere giù fra poco perché sono arrivati gli altri. Per cui no, ma io devo lasciare la trasmissione fra 3-4 minuti, cioè devo finire due discorsi. Io fra 3 minuti chiudo la trasmissione, vengono altre persone a trasmettere. Capisci? Cioè non sono io il padrone della radio, io ho dei tempi e dopodiché devo cessare.
Adesso sono appena arrivato in questo momento, ho 3 minuti per finire i discorsi. L'ultima parola. Sì. Il rispetto non è fondato da Dio, il rispetto c'è quello che amano gli altri. Rispetto per rispetto, senza nominare Dio. Ha capito? Va bene. Credo, posso anche pensare che l'altro mi rispetta, ma dipende da lui. Va bene, ti dirò comunque, ti dirò 2 cose per radio allora. Va bene? Ciao. Allora, anche su questo argomento qua del rispetto, adesso io devo lasciare la trasmissione, vorrei finire questo discorso qua soltanto. Il discorso del rispetto è questo: in stregoneria, nel paganesimo politeista, noi tutti i giorni dobbiamo costruirci gli strumenti per affrontare la vita. Quando arriva il momento tragico, quando la pallottola ci viene incontro, quando andiamo a sbattere con la macchina su con un platano, noi affrontiamo quell'incidente o quelle condizioni con quanto abbiamo costruito. Cioè, è inutile che noi facciamo delle recriminazioni in quel momento. Se io voglio che una persona non si butta, creerò delle condizioni affinché questo non avvenga. Ma io non sono il padrone della persona. La persona ha diritto di decidere. Perché il suicidio è vietato in questo paese? Perché si sottrae una persona a quello che è il sistema sociale. Solo per questo motivo. Pronto? Solo per questo motivo è proibito il suicidio. Ed è proibito il suicidio a livello biblico perché si sottrae il bestiame del gregge del Dio. Ma dal punto di vista sociale è giusto, è corretto che le persone creino le condizioni affinché non si verifica mai le necessità soggettive, emotive, emozionali, psicologiche per cui una persona si uccida. Quando arriva la crisi, quella crisi si affronta con gli strumenti che ci siamo dati precedentemente. Allora il nocciolo centrale è quando non c'è crisi, cioè l'azione nel quotidiano, l'azione in ogni istante della nostra vita, non quando c'è crisi. Quando c'è la crisi, là si affrontano con quello che abbiamo. Bon, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 15:30. E 15:30 continueremo con l'analisi degli oracoli caldaici, con i commenti agli oracoli caldaici, e poi alle ore 19 finiremo spiriti e dei nel paganesimo politeista. Ricordo che ad agosto c'è il rito ad Asiago, il rito pagano di Asiago, che questo è il terzo anno che lo facciamo. E le persone hanno accettato quelle che hanno accettato, non accettato quelle che non sono fatte sentire, non sono fatte sentire, non ha nessunissima importanza. Chi viene, viene, e gli altri va bene, non c'è nessunissimo problema. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Io sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53. Marostica, Vicenza. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio anche quest'ultimo ascoltatore che ha telefonato. Io chiudo qui la trasmissione, grazie, a risentirci giovedì prossimo. Vi ricordo che io tutti i giovedì sarò in trasmissione anche ad agosto. Ciao e a risentirci.